energia sia mancata a qualcuno, perché sono egocentrica, ho bisogno di mancarvi, perché voi mi mancate, non vedo l'ora di vedervi tutti. Ma voi non sapete che io vivo sia qui che in Stardust. Non so quanto conoscete questa stanzetta, queste bellissime cose, ma questa è la mia cameretta. Bene, allora, prima di arrivare al dunque in questa cameretta, vi volevo parlare di nuove conoscenze che ho fatto in Stardust. Andiamo a vedere cosa è successo là. Ho conosciuto una persona con cui ho tante cose in comune, forse un po' troppe. Guardiamo! Nome: Giulia. Giulia. Cognome: Salemi. Salemi. Anni: Che serva? 17, quasi 18. Professione: influencer e conduttrice. Artista e influencer. Luogo di nascita: Piacenza. Busto Arsizio. Dove vivi ora? Milano. Milano Stardust. Single o fidanzata? Fidanzatissima. Felicemente fidanzata. Come si chiama il tuo fidanzato? Pierpaolo Pretelli. Alessandro Scarpa. Dove l'hai conosciuto? Al Grande Fratello. In Stardust House. Come ti sei innamorata di lui? Mi sono innamorata del suo carattere, oltre che essere un buonissimo ragazzo. Prima siamo diventati amici e dopo giorni è nata una grandissima complicità che poi è diventato amore, il grande amore. Mi fa sentire speciale, ogni giorno mi rende tanto spensierata. Qual è la prima cosa che fai al mattino? Guardo WhatsApp. No, non è vero. Mangio, faccio colazione. Tengo la sveglia. Qual è quella cosa che non manca mai nella tua borsa? La carta di credito, perché il telefono lo tengo sempre in mano, perché in borsa non ci sta. Il telefono. Film preferito? Il Grande Gatsby. The Truman Show. Attore preferito? Leonardo DiCaprio. Millie Bobby Brown. Serie TV preferita? Sono indecisa tra Gossip Girl e The Vampire Diaries. Anche tu? Sì. The Vampire Diaries. Qual è l'ultimo libro che hai letto? L'Alchimista, I Malavoglia. Qual è la canzone che hai ascoltato di più? Ce ne sono due. Faccio un casino di Coez e La Stella di Broadway di Cesare Cremonini. Weather Weather. Vabbè, è un gruppo straniero. Piatto preferito? Prima era un piatto piacentino, il pizza del fasò, ma da quando sto con Pierre mi sono innamorata della matriciana. Carbonara. Ah. Tre cose che porteresti in un'isola deserta? Cibo, acqua, Pierpaolo. Io pensavo l'accendino. Accendino, aspettate, l'acqua. Lo so, ma poi come chiamo soccorso? Mamma, papà e oggi, ce la facciamo. Il tuo sport preferito? Danza e pop. Ah no, scusate, lo sci. Sci, danza. Il tuo peggior difetto? Ansia, molto ansiosa. Disordine. Il tuo miglior pregio? Allora, sono una persona estremamente solare, sono simpatica, socievole, generosa, altruista. Questi, diciamo, sono i miei cavalli di battaglia. La profondità. Sono una ragazza molto profonda. Quando sei in coda in un posto, cosa ne pensi delle persone davanti a te troppo lente? Che domanda è? Che non hanno niente da fare. Dove ti vedi tra 10 anni? Conduttrice e mamma con una bella famiglia. Attrice ad oggi. Ciao! E tra 20? Credo di solidificare e ampliare quello che sarò. Magari sarò imprenditrice anche, mamma manager come Chris Jenner. Attrice ad Hollywood con figli. Cosa invidi dell'altra Giulia? Gli anni in meno. L'altezza. Vivresti una giornata nei panni dell'altra Giulia? Sì, assolutamente. Secondo me è molto divertente. Sì, anch'io vivrei una sua giornata. In quale città vorresti vivere? Los Angeles. Los Angeles. Wow, incredibile. In quale periodo storico avresti voluto vivere? Barocco, 50 anni fa. Anche gli anni 80-90, non so male. Fai un salutone finale. Ciao! Aia! 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 Ed eccoci tornati alla casa, questa è mia mamma. Trova la bambina tra le due. Ciao a tutti. Ma che corona! Vi faccio vedere una persona che mi disturba sempre. Guardate, basterà salire queste scale e si trova il motivo per cui questa casa non è mai in silenzio. Ma perché sta passando? Ciao ragazzi. Cosa stai facendo? Sono in live su Twitch. Volevo raccontarvi questa cosa. Questa è una famiglia di influencer. Mio padre, che adesso vi faccio vedere, è... Aia! Vabbè, è anche lui un influencer. Quanti follower hai su Twitch? Cioè,
65.000. Vi lascio qua il nome di come si chiama, e tra l'altro è famosissimo anche su TikTok. 530.000. Allora, mio fratello sta andando forte. È molto simpatico, però non capisco il suo linguaggio visto che abbiamo interessi diversi. Magari a voi interessa, ciao. Lui si chiama Rich. Lui si chiama Uni ed è stato l'osso preferito del mio cane. Quando dico che io ci tengo ai trucchi, ai capelli, alle maschere, questo è quello che intendo. Creme, trucchi, profumi, trucchi, trucchi. Ah no, tatuaggi vari, trucchi, trucchi, trucchi. Questi sono invece tutti gli shampoo e balsami. Come farsi odiare dalla propria madre e comprare cose inutili. Tutorial by Giulia Salemi. Ah, e una mia passione sono anche i vestiti, perché adoro... però queste sono importanti. Questi sono tutti i miei armadi. Allora, questo è uno, tutto questo. Poi ci sta quest'altro, che è uguale. E questa a sinistra, che è uguale. Il problema è che a me tutto questo spazio non mi basta. Qua sotto è un pezzo del mio armadio, è su in camera di Luigi. Cioè non so più dove. Ok, questo è un po' too much. Sono solo tute. Compri solo tute. Lì c'è una bellissima ragazza di cui io sono innamorata. Qui ci sono tutte le mie aspirazioni, tutte. E infatti, da come si può capire, voglio fare l'attrice. E da qui vi posso parlare, non ve l'ho ancora mostrato, ma questi sono i 100.000. Adesso siamo molti di più, ma vi volevo ringraziare perché siete per me una grandissima famiglia e non potevo chiedere niente di meglio. Grazie mille per tutte le cose che fate per me ogni giorno. Forse sei arrivata a 300.000. Sto guardando. 299.980. Ma cosa faccio? Per i 300.000 follower devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa, quindi suggeritemi immediatamente cosa fare per lo speciale 300.000, perché io non ci credo che da quello adesso siamo a questo. E tutto questo è grazie a voi, quindi grazie con tutto il cuore. Vi rendete strafelice e orgogliosa di quello che faccio. Grazie. Ora direi che è arrivato il momento, ciao, di commentare con l'hashtag minuto filosofia. Sono uscita fuori perché la natura è la mia musa, un po' più di ispirazione filosofica. Allora, con questa bella palma che sembra di essere ogni giorno alle Hawaii, poi mi sveglio e mi rendo conto che invece non sono alle Hawaii ma sono in Lombardia. Volevo parlarvi di... Voi dovete capire che io ogni volta che devo fare il minuto filosofia non so neanche che cosa devo iniziare a dire. Volevo parlarvi della gestione dello stress. Nel senso che molte volte siamo stressati per un motivo specifico. E fin quando non capiamo qual è questo motivo, tutto il resto ci sembrerà più difficile. Ultimamente è un periodo molto molto brutto della mia vita e quasi non trovo bello viverla, mi sembra un attimino di sopravvivere perché ho dato la colpa alla scuola, però bisogna che io gestisca veramente che cosa c'è sotto, perché vi invito oggi a prendere il controllo della vostra vita come sto facendo io in questo momento, sto cercando di fare. Siamo insieme in questa cosa perché la vita non è semplice ed è ok non essere ok, io vi capisco. E siete persone fantastiche, anche se siete tristi, anche se siete imperfetti, siete belli così. Perciò non mollate, perché hanno tutti bisogno di voi in questa vita per renderla meno triste, delle vostre particolarità, dei vostri difetti, che sicuramente potranno contribuire a cambiare il mondo. Grazie mille di sostenermi sempre, io vi mando un bacione. Mua. Seguitemi su tutti i social, ovviamente subito su Instagram se non mi seguite, perché se no vi prendo. Faccio un motherfucking man. Scherzo, ovviamente. Seguitemi. Mi è arrivato il trasporto merci dall'Alaska. Seguitemi su TikTok, mi chiamo Giulia Salemi I. E niente, anche su YouTube, così arriviamo a 300.000, faccio lo speciale. Consigliatemi cosa fare nei commenti. No ragazzi, io ho paura.